Oggi 14 di giugno a Frigento si festeggia San Marciano, il patrono. Noi abbiamo un marciano e quindi la tradizione di Frigento si trasferisce anche attraverso il nome. Il peso di questo nome chiediamo a Marciano. È un peso importante, è un nome importante perché regolarmente ricorda il nostro vescovo che è stato un grande uomo a Frigento, ha saputo conquistare i frigentini e li tiene ancora conquistati nel suo cuore. San Marciano è stato il primo vescovo di Frigento, anche se la storia come la intendiamo oggi con i documenti non lo può testimoniare, perché è morto 1600 anni fa. Però dopo tutti questi secoli c'è viva la sua presenza in Frigento. Un frigentino cosa ne pensa? Certo, lui, San Marciano, è uno di noi, cioè, lo teniamo come amico e fraterno, in ogni momento lo cerchiamo sempre di chiamarlo per farci dare una mano, questa è la verità. Noi lo veneriamo tantissimo, veramente, ed è un santo molto 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 miracoloso. Carmine Ciullo è il sindaco di Frigento. Oggi che si festeggia San Marciano è un giorno importante perché Marciano, pur essendo greco, è da considerarsi a tutti gli effetti un frigentino doc. Assolutamente sì, proprio stamattina abbiamo ascoltato una fantastica omelia del nostro arcivescovo che ci ha sottolineato la particolarità di questo santo patrono che è stato un cittadino di Frigento e quindi è stato vescovo di Frigento, primo vescovo di questa comunità e quindi è veramente un grande orgoglio per noi avere questo patrono che ci ha insegnato anche tanto, soprattutto la misericordia che è così importante in questo periodo. Nei nostri paesi interni della Campania le feste patronali sono ancora un momento di aggregazione, vero? Decisamente, anche perché sono le poche occasioni che le persone hanno per potersi rivedere, per potersi incontrare, stare insieme, anche perché oggi il lavoro purtroppo, come anche me personalmente, ci costringe ad essere un pochettino lontani e quindi spendere la maggior parte del tempo negli altri paesi, quindi l'occasione per poter stare insieme durante un momento di festività, in questo caso importantissima come quella di San Marciano, è sempre essenziale. Altra bella situazione si sta verificando qui a Frigento è la rivalutazione della Cicerchia con l'attività Ci Cerchiamo, che in pratica ci riporta un po' a quelle che sono le tradizioni di qualche anno fa. Fa davvero piacere sapere che un gruppo di persone si siano aggregate proprio per ritornare, per rimettere in piedi e valorizzare una tradizione che per parecchi anni è stata voluta dai frigentini ed è stata davvero valorizzata. Generalmente veniva svolta nel limitrofo Pagliara, quindi da un po' di tempo che non veniva fatta questa manifestazione, per cui di conseguenza ben venga a chi effettivamente ha deciso di mettersi insieme e rivalutare di nuovo questa vecchia tradizione. Beh, la figura del santo patrono è una figura importante per ogni comunità, in modo particolare per noi, perché San Marciano è stato vescovo di questa comunità quando era ancora diocesi, quindi il significato del patrono è ancora più profondo e molto più forte perché è stato un padre, è stato un pastore e quindi di conseguenza ha saputo trasmettere un messaggio attraverso l'evangelizzazione e l'annuncio della parola di Dio e soprattutto con la testimonianza della vita. Thank you.
Un tempio innalzasti al buon Redentore. Evviva San Marciano, e San Marciano evviva, evviva San Marciano, viva il Dio che lo creò. Thank you.
Sia con voi. Per intercessione di San Marciano, vescovo e patrono di questa nostra comunità, vi benedica il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Thank you.
vai. A tutta la comunità. Che fa l'amore col bel pace.
Che sta mangiando? Sta mangiando a me! Aiuto! Michele! Sta mangiando! Sto mangiando! Sta mangiando a me! Michele! We'll be right back.
Thank you.